Buongiorno, siamo al primo piano dell'esposizione dell'automarket Bonometti, io sono Pierluigi e oggi vi voglio parlare di un segmento di veicoli che sta ottenendo grande successo, cioè i cosiddetti van, ma parliamo di semi-integrali van, da non confonderli con i furgonati. Semi-integrali van sono dei semi-integrali che rispetto a un semi-integrale classico sono veicoli più compatti, più stretti, quasi vicini a un furgonato tradizionale. Parliamo di Etrusco. Etrusco, brand del gruppo Imer, assemblato in Italia in fabbrica di Laika, ha due linee di prodotto di semi-integrali van. Il V6.8DR che stiamo vedendo adesso, su base meccanica Renault Master 145-160 cavalli, il V5.9DR 5,99 m, sempre su base Renault. Oltre alle due versioni su Renault, questo veicolo qua si può avere anche su base meccanica Ford Transit, 130-170 cavalli. La base meccanica Ford Transit è più corta per quello che riguarda la versione con letti gemelli, siamo a 6,70 m, siamo sempre a 5,99 m per la versione corta. Qui oggi riesco a farvi vedere le versioni su base Renault. In questo caso abbiamo sia la versione da 6 metri che questo modello da 6,80 m nell'allestimento più bello, il Complete Selection. Il Complete Selection che esternamente si differisce dal modello più semplice per avere i cerchi in lega invece dei cerchi normali, per avere le finestre con cornice invece delle finestre bombate, il tendalino fa parte della dotazione di serie e dall'interno, poi vedrete nel dettaglio, la tappezzeria in ecopelle chiara con il logo etrusco e i pensili laccati chiari invece del classico marrone. Su questo veicolo qua e sulla versione su Ford abbiamo un discreto garage nella parte posteriore che ci permette di poter posizionare all'interno quello che ci serve, compreso eventualmente delle biciclette. Saliamo all'interno del nostro veicolo, ha una semi-dinette con sedili girevoli, divanetto laterale che all'occorrenza, ordinandolo, permette anche la possibilità di un terzo posto letto. Piano cucina intero con lavello e due fuochi integrati, classico frigorifero trivalente da 90 litri sotto il piano cucina. Abbiamo il bagno vario, per cui il bagno Imer con la parete traslante che crea un ottimo box doccia, con la sua colonna attrezzata e oblò in bagno, zona living un oblò 70x50 e nella parte posteriore due comodi letti gemelli con la possibilità all'occorrenza della giunzione di due letti tramite piano in legno e cuscino che va integrato e naturalmente in quel caso si utilizza la scariota. Due armadi posizionati sotto i letti, pensili molto capienti nella parte finale che integrano dei faretti e delle prese USB, oblò 40x40 sopra il nostro living e delle mensole a giorno laterali sopra le finestre. Nella versione Complete Selection, tra l'altro, abbiamo anche un multimediale con radio, retrocamera e CarPlay. Adesso vi faccio vedere la differenza col modello più corto. Questo è il nostro 5.9DR, le stesse caratteristiche per quello che riguarda gli accessori, 5,99 m di lunghezza come vi dicevo, abbiamo, gioco forza, date le misure, un gavoncino un po' più piccolo. All'interno del nostro veicolo la differenza rispetto al modello più lungo qual è? Innanzitutto non abbiamo il divanetto laterale all'ingresso, per cui non c'è la possibilità di un terzo posto letto. Il bagno e la cucina sono le stesse, però in fondo abbiamo un matrimoniale trasversale con la scaletta per salire, finestra laterale, anche qua faretti o blocco 40x40, un comodo armadio sotto il letto con anche vari punti attrezzati e un altro vano in fianco per i nostri capi appesi. In più un mobiletto porta TV per chi ama guardarsi la TV anche in vacanza. Siete liberi di scegliere quello che vi piace di più. Chi vuole il veicolo contenuto e compatto, le stesse misure del furgonato, sceglierà questo veicolo. Chi vuole un veicolo più comodo per quello che riguarda il carico ed eventualmente la zona notte, sceglierà il 6.8. Vi aspetto qua per illustrarveli entrambi.